Quanti soldi hai buttato nel cesso con il trading online? Stai con me perché in questo video ti farò piangere dalle risate. Ebbene, hai appena aperto il tuo primo conto di trading, hai depositato 1000 euro e ti sei detto: seguirò fino in fondo le istruzioni del libro che ho appena letto, studiato e riposto in libreria. Dopo soli 25 giorni tutte le operazioni sono giuste, il tuo conto da 1000 euro è arrivato a ben 1900 euro. Beh, che cosa stai facendo? Stai operando sul Forex? È venuto il momento di vendere l'oro perché ai massimi e devi assolutamente ritracciare, mio Dio! E? Sono passate 4 settimane da quel fatidico giorno in cui hai bruciato il tuo primo conto di trading vendendo l'oro che continuava a salire. Ma hai messo da parte tutto? Sei in pace con te stesso e evidentemente hai abbandonato quel vecchio, obsoleto, inutile sistema di trading che, d'altro canto, se hai imparato leggendo un libro, non è che varrà più del costo del libro. E adesso hai aperto il tuo nuovo conto. Beh, chiaramente hai cambiato anche broker perché, sai, porta sfiga quello di prima. Hai messo 900 euro e poi ti sei detto: aspetta un po', perché fra qualche giorno ricevo la tredicesima. Un'agognata tredicesima che non tutti, ahimè, ricevono in Italia. E quindi hai aggiunto anche quei soldi sul conto. Quindi adesso hai un conto da 2100 euro e la tua nuova sfida si chiama DAX. Oh, il DAX. Quanto è bello quando sale il DAX. Quanto è romantico, quanto è vertiginoso. Ebbene, compri il DAX. Chiudi in attivo. Compri il DAX. Chiudi in attivo 1, 2, 3, 4, 5 volte nella stessa giornata e alla fine 490 euro in un solo giorno sul DAX con il tuo nuovo conticino da 2100 euro che ha già raggiunto quota 2590 euro. Ma attenzione, in un solo giorno? Beh, stai recuperando lucidità. Che ne dici? Le stai beccando tutte? Finalmente sei te stesso, finalmente segui un metodo, finalmente hai capito che essere lucido è importante, ragionare. E quindi fai un rapido giro sulle quotazioni di altri strumenti e vedi che, oh mamma mia, il petrolio precipita come non mai. Incredibile, mai nella storia era successo prima qualcosa del genere. E allora cosa ti dici? Ti dici: aspettiamo ancora un po', aspettiamo, guardo il grafico. 5 minuti, scende, fa una pausa e afferro lo smartphone nuovo di pacca, clicco e compro il petrolio. Sospiro di sollievo. Faccio un sorriso come a congratularmi con me stesso e penso a quanti soldi si aggiungeranno al mio conticino tra oggi, stasera e massimo domani. Beh, torno, prendo lo smartphone, petto in fuori, lo guardo e... Ehi, guardiamoci in faccia, non ti preoccupare. Sono passate 9 settimane da quando hai bruciato il secondo conto di trading. Tranquillo, non sei l'unico. Non sei il primo e non sarai nemmeno l'ultimo. Hai fatto pace con te stesso. Ti sei guardato allo specchio e hai detto: beh, tutti gli imprenditori hanno perso dei soldi per raggiungere il successo. Quindi la frustrazione adesso la metto da parte e tiro fuori l'uomo, tiro fuori le capacità che mi faranno diventare un trader di successo. Questa è davvero la volta buona. 800 euro, nuovo deposito, soldi sul conto, nuovo broker. Tempo 15 minuti perché questa volta hai usato la modalità di deposito con carta di credito, veloce, immediata. Sicura, non ti ricordi nemmeno dove li hai presi questi 800 euro? Dalla nonna? Da una rata non pagata del mutuo? Forse dovevi pagare qualcosa dei figli che andavano a scuola, qualcosa del genere, boh, chissà. Beh, alla peggio, se le cose dovessero andare male, perdo quello che perdo, prelevo quello che rimane e li utilizzo per quello che dovevo fare. Cosa compriamo? Oppure cosa vendiamo? Dove facciamo i soldi oggi? Sento già l'odore
vado in hotlist, do un occhio e no, ma davvero, l'app che uso per fare le video call al lavoro, Zoom, si è quotata in borsa? Cosa? Il 20% in un giorno? Ma davvero? Ma stiamo scherzando? Beh, te credo, la usano tutti, siamo in lockdown, cosa facciamo? Cosa facciamo? Non la compro? Cioè, voglio far passare questo treno senza salire? Ma per carità! Ok, baby, sono lucido. Non mi farò sorprendere dall'entusiasmo, ma neanche dall'avidità, dalla paura, dall'ansia. Focus, molto focus. Mi sono chiesto per ben 3 volte se questa è la cosa giusta da fare. Mi sono documentato brevemente. È l'app del futuro. Ok, baby. Tasto buy, bando alle ciance, click. Vabbè, il mercato sta per chiudere, appoggi il telefono sul tavolo e vai a dormire. Ma la notte porta consiglio e ti svegli. Non riesci a dormire, e allora prendi lo smartphone, guardi, più $10 la tua posizione guadagna. Mercato fermo, borse chiuse, guardi il grafico. Beh, cosa vuoi che faccia? Deve salire. Suona la sveglia, sono le 6, ti alzi. Lo smartphone dal comodino, i denti, velocemente la borsa, in ufficio, il lavoro, un appuntamento, la tangenziale, sono le 3, stanno per aprire i mercati americani, pigli lo smartphone, apri la app, tanto sei in coda, dai un'occhiata. Che cosa? Un gap pazzesco su Zoom, ti cade il telefono sotto i pedali della macchina, tieni la mano sul volante, intanto ti infili sotto, prendi il pedale, tanto sei in coda, guardi, riapri la app. Ti fermi, 3.500 euro, chiudi in profitto, hai recuperato tutti i soldi delle perdite, tutti i conti bruciati maledettamente in precedenza. Dimentichi, abbandoni quell'appuntamento inutile con il tuo cliente, chiami il tuo migliore amico e fissi un appuntamento subito, subito, immediatamente, per un aperitivo. Sei finalmente arrivato all'aperitivo? Con mezz'ora di anticipo. Te ne bevi uno da solo. Aspetti il tuo amico che arriva. Entra nel bar. Lo invita ad arrivare immediatamente al bancone dove lo aspetta il suo aperitivo che chiaramente offri tu. Apri l'app, gli fai vedere i grafici, gli racconti cosa è successo, quanto hai guadagnato, quanto sia facile guadagnare, stramaledettamente facile, guadagnare con il trading online, senza bisogno di code, di clienti. Tutti quei soldi che hai fatto in un solo giorno, che non vedi in 2 mesi facendo il tuo lavoro. E lui ti guarda e ti dice, mi mostri come si fa? Perché non apriamo un'operazione insieme? Ehi, sì, l'ha chiesto a te. Cosa vuoi fare? Ti vuoi tirare indietro? Il tuo miglior amico ti chiede di vedere come si fa e tu non hai le palle? Ehi, baby, calmo. Adesso trovo subito un'operazione da fare e la faccio insieme al mio migliore amico mentre sorseggio il mio drink al bancone del bar. Trovato! Allora, conoscerai sicuramente Amazon. Ma sì, certo, ci ordino tutte le settimane, i miei figli, online. Bene, Amazon è quotata in borsa. Guarda qui il grafico. Vedi, è salito, è sceso, è ritornato qui. Si chiama doppio massimo e tutti quelli che ne sanno sono pronti a cliccare per vendere Amazon. E quindi? Lo facciamo anche noi. Click. Ehi, sì, dico a te. Certo che potrei continuare questo video così all'infinito, ma non lo faccio. Però se metti like e ti iscrivi al mio canale, potremo continuare insieme questa avventura. Che ne dici?